Ogni inizio è difficile, diceva il professore Falzea, Angelo Falzea. Apparentemente l'esperienza dovrebbe dare qualche piccolo vantaggio, però con grande umiltà dico che ogni situazione è diversa, ogni epoca è diversa, le risorse finanziarie sono diverse, se poi ci aggiungiamo anche l'emergenza Covid si ricomincia da zero, ma con entusiasmo. Quali sono i primi obiettivi che si pone o comunque i primi ambiti di azione? Ecco. Ma i primi ambiti di azione sono quello di verificare bene, meglio, bene per me ovviamente, questa politica di esternalizzazione degli impianti sportivi, a cominciare dallo stadio a tutti gli altri, e vedere in che misura può dare un sostegno all'amministrazione comunale che poi può liberare risorse per finanziare le associazioni sportive che altrimenti insomma avrebbero come unico beneficio da parte del Comune di Messina quello di poter usufruire dell'impianto. Stadi e grandi eventi, c'è stata una grande polemica, cercherà di riaprire questo discorso, quantomeno di rispetto a quello che è successo in queste ultime settimane? Ma i meno giovani forse non sanno che, anche per coincidenze storiche, l'apertura del San Filippo ai grandi eventi è stata fatta durante quel breve periodo di un anno e mezzo in cui sono stato assessore ed è una delle poche cose che sono rimaste nel tempo, quindi è stata condivisa anche da chi è venuto dopo, magari con scelte diverse dal punto di vista dei rapporti con gli organizzatori. Io mi sento di dire che finita l'emergenza Covid, ma finita veramente, perché in questo momento io ho l'impressione che si sia voluta fissare una data qualsiasi per non rimborsare i biglietti, diciamocelo chiaramente. Ma è giusto, perché tutte le imprese sono in difficoltà e anche le imprese che organizzano spettacoli sono in difficoltà. Insomma. Però è un peccato aver perso i grandi eventi. Volevo dire questo, io non credo che siano stati persi, cioè nel senso, certo non posso dire che non abbiamo perso Ultimo o Tiziano Ferro perché sarei, diciamo, troppo ottimista, ma i grandi eventi a Messina torneranno sicuramente con lo stesso o con altri organizzatori, su questo mi sento di impegnarmi, così come anche altri eventi sportivi di altro genere che mancano in città da tanto tempo.